Nella natura io mi sento a casa, come se avessi una grande madre che mi accoglie, che veglia su di me. Comune prenderci cura del nostro bosco. Quando ho conosciuto la terapia forestale, quindi lo Shirin-yoku, ho pensato alle esperienze di noi bambini, come trascorrevamo il nostro tempo in estate. Non avevamo la vacanza di una settimana in montagna per riprenderci uno stato di benessere, di rinforzo del sistema immunitario, eccetera. Avevamo tutta l'estate, avevamo tutto l'anno. Ho potuto dare ancora più valore alla mia infanzia e a tutto quello che era la mia storia di vita e ho deciso di fare un passo avanti, quindi di farla diventare la mia professione. Volevo assolutamente permettere a più persone possibili di vivere la dimensione che ho vissuto io da bambina. Ma è molto facile riportarlo in connessione con essa, perché c'è un istinto primordiale dentro ognuno di noi. Con noi, ben trovata carissima, grazie per averci mandato queste bellissime immagini. Hai veramente interpretato bene tanti sentimenti e tanta capacità di, come dire, guardare la natura da persona giovane del XXI secolo. Noi troviamo dentro quel tuo sguardo e in quelle parole qualcosa in più. Ma prima di tutto, un saluto anche dal nostro Tony. Ciao Giulia, ben trovata. È veramente un piacere ospitare te e il tuo progetto su Padre Pio TV, in maniera particolare per me che sono un grande amante della natura, Maria Pia lo può testimoniare. Ben Sì, ma trovata. anch'io devo dire che comunque la contemplazione è qualcosa di straordinario, Giulia. Allora, noi ti abbiamo chiamata anche perché c'è stato un premio che sinceramente ci ha molto sorpreso. Cosa vuol dire che un bosco, peraltro di tua proprietà, è stato certificato? Che significa? Buongiorno a tutti innanzitutto, grazie per avermi invitata qui, per me è un piacere raccontarvi del mio bosco, della mia realtà. Io sono cresciuta nella millenaria foresta di Tarvisio e qui è normale avere un bosco in cura, diciamo. Mio nonno l'ha acquistato negli anni 50, poi l'ha lasciato in eredità a mia mamma e mia mamma lo ha dato a me in gestione. Sono 6 ettari di bosco incastonati nella foresta grandissima di Tarvisio che io ho voluto certificare per la gestione sostenibile con PFC. Significa che da sempre mio nonno, poi mia mamma, mio papà, insomma tutti noi abbiamo raccolto la legna in questo bosco, lo abbiamo gestito, ce ne siamo presi cura in maniera rispettosa e quindi sostenibile. Oggi ho voluto dare una certificazione che testimoniasse in maniera ancora più formale quanto è stato fatto e continua a essere fatto la cura di un bosco in modo sostenibile, quindi considerando che è vivo, considerando che il nostro impatto può dare un contributo alla vita del bosco oppure il contrario. Noi raccogliamo la legna che cade, lasciamo spazio affinché gli alberi giovani possano diventare adulti. Ci prendiamo cura delle piante cadute e è una gestione, diciamo, tradizionale perché in questa zona i boschi
sono questo, sono un ambiente di benessere, un ambiente d'apprendimento, ma anche un ambiente che aiuta l'uomo a sostenersi, soprattutto durante l'inverno. Noi siamo in provincia di Udine, lo ricordo, e in particolare il bosco di cui stiamo parlando, che è il vero protagonista, non me ne voglia Giulia. Naturalmente davanti appunto a tutto questo noi siamo piccini davvero, però tu sei grande perché aiuti a conservarlo per le generazioni che verranno. Siamo appunto, dicevo, in provincia di Udine, a Ugovizza, dove si fanno delle cose speciali, però dai nomi un po' complicati. Qualcosa abbiamo visto, mi sembra, ad esempio la pedagogia del bosco, ma anche i bagni di foresta, interessantissimo. Che cosa sono? Chi vive o ha vissuto vicino a un'area verde forestale è sicuramente qualcosa che ha sempre fatto. E negli anni 90 hanno dato una definizione. In Giappone hanno iniziato a studiare il perché all'uomo piaccia tanto la natura e volendo trovare una ragione al benessere delle persone che frequentavano i boschi. La scienza medica ha quindi studiato come veramente la natura e la foresta principalmente impatti in maniera molto positiva sulla salute umana. Noi bagno di foresta l'abbiamo sempre fatto, che significa entrare in un bosco con un atteggiamento di rispetto, un movimento lento. Semplicemente per stare nel bosco con presenza, con la calma, respirando, osservando, toccando, esplorando. È un'attitudine diversa al bosco che non prevede nessun obiettivo principale, non è andare a funghi o fare trekking o attraversare il bosco per raggiungere una proprietà o un agriturismo. È immergersi nell'atmosfera del bosco. Questo produce benessere, allevia dallo stress e il nostro corpo inizia a funzionare in maniera efficiente perché noi ci siamo evoluti in un contesto naturale e i nostri sensi, quando ricevono informazioni, naturali, diciamo che rimandano all'informazione casa e tutto il sistema si rilassa e la nostra sensazione è quella di benessere. Vivi la. Fare Sì, bagno di foresta significa questo. stavo spiegando che c'è il sito vivilatuanatura.it e Tony, tu sicuramente hai qualcosa di No, io affascinante da dire. mi voglio limitare, si fa così per dire, nel fare veramente tanti complimenti a Giulia per la bellezza di questo progetto, per la sua resilienza, per il fatto, ecco, che poi in quanto giovani generazioni non tutti scappiamo verso altre mete. C'è chi come Giulia cerca di valorizzare i tesori in cui appunto si abita, per cui le volevo chiedere anche se ci sono dei canali social dove possiamo seguirla, visto che hanno realizzato anche dei video molto, molto belli. Per cui Giulia, dove ti possiamo seguire sui social? Come possiamo seguire il tuo progetto? Il sito di riferimento è vivilatuanatura.it. I social Instagram e Facebook e TikTok richiamano appunto il progetto Natura by Giulia Terliker. Su Instagram abbiamo anche il canale dedicato alla community che gira intorno al progetto. Si chiama Natura trattino basso community. Essere parte della community significa condividere questi valori, che sono quelli della crescita e del rinforzo personale attraverso la natura, vivere l'ambiente naturale in maniera rispettosa e consapevole. Potete seguirci, facciamo delle dirette, delle presentazioni, insomma, vogliamo diffondere questo messaggio il più possibile. Ma Giulia Terliker, quando va a Milano e guarda quello che è chiamato, mi dispiace dirlo, il bosco verticale, cosa pensa? Concettualmente È meglio quello orizzontale. è l'orizzontale, tutto ciò che è naturale dovremmo preservarlo.
Questa è la prima azione di sostenibilità, conservare ciò che esiste naturalmente. Hai E depistato. Io bosco voglio verticale. proprio un giudizio sull'espressione bosco in quel caso. È stato un uso improprio? Bosco significa insieme di alberi, ma non è solo questo, quello che noi dobbiamo preservare in realtà è un ecosistema. Certo che natura non la fermi, quindi anche nel bosco verticale ci sono piante, ci sono api, ci sono insetti che girano, è molto costruito, ok? Infatti parlo di simbolo, ci ricorda un po' l'importanza delle piante per noi uomini e il fatto che le città debbano essere assolutamente ripensate in chiave più green. La Bene. popolazione sta aumentando nelle città e noi per stare bene abbiamo bisogno della presenza delle piante. Non ce ne voglia l'architetto, l'archistar Stefano Boeri. Io sogno che voi vi incontriate e facciate qualcosa insieme, perché purtroppo sarebbe bello poter vivere tutti con un bosco così come quello che hai tu vicino e tanta altra gente, naturalmente. Però di fatto anche in Italia tantissime persone lo vivono quel bosco solo pochissimi giorni l'anno, quando ci riescono. E allora perché non vi mettete d'accordo un po' con questi architetti creativi che amano sicuramente la valorizzazione appunto del verde in città? È un'utopia? No, c'è qualcosa che condividiamo sicuramente. Io vado nei boschi naturali e li valorizzo e lui li ricrea in ambienti dove non ci sono. Concettualmente ci accomuna l'idea che sia importante il verde per l'uomo. Lui lo inserisce in ambienti antropici molto grigi, di per sé, ma l'obiettivo è lo stesso, il benessere dell'essere umano che, dipende dalla quantità di verde che ha intorno. Io richiamo i cittadini alla natura e lui dà loro la possibilità di viverla in città, questa natura. Sicuramente bisogna fare entrambe le cose perché le città non si svuoteranno mai, anzi sta aumentando la popolazione nelle Ahimè. città, saranno sempre grandi. Bisogna ripensarle in chiave più green perché creano un impatto sul pianeta potentissimo le città, usufruiscono di tantissime risorse e a Carissima dei Giulia, livelli. noi già abbiamo fatto arrabbiare un po' la regia perché ci tenevo a trattenerti anche di più. Naturalmente ti prenotiamo. E magari, chissà, prima o poi ci vedremo anche di persona. Grazie, grazie Giulia. Sì, speriamo di poter venire presto da te. Restiamo anche qui sul Gargano, pronti ad accoglierti e ad accogliere la tua esperienza. Per il momento ti salutiamo e diamo la linea alla regia. Grazie.